Tu non nascesti per morire, tu, piuma immortale. Le affannate generazioni non ti calpestano. E la voce che odo in questa fuggevole notte fu udita in antichi giorni da re e da villani. Forse è lo stesso canto che il sentiero trovò nel cuore di Ruth. Quando afflitta da nostalgia, ella stette in lagrime tra il grano straniero. Lo stesso forse che spesse volte ha incantato magiche finestre, aperte sulla schiuma di perigliosi mari. Infatate terre deserte. In questi versi, composti nell'arco di una sola notte in un impeto di creatività poetica, Keats non solo pone la propria voce mortale e fragile a quella tenue ed eterna dell'usignolo, ma comprende anche che se l'immortalità non è altro che un'utopia per l'uomo, l'artista e il poeta sono in grado di raggiungerla. Il 1819 è l'anno più creativo di Keats, che a Wentworth House, oggi nota col nome di Keats House a Hampstead, oltre alla già citata Ode a un usignolo, scrive Ode su un'urna greca, Ode sulla malinconia, Iperione e Lamia, opere che attestano la sua maturità poetica, dopo quelle che lui stesso definì prove, cioè le poesie del 1817 e Endimione del 1818, stroncate dalla critica, che non riuscirono a fargli guadagnare la gloria letteraria. Ma il 1819 è anche l'ultimo anno felice del poeta. Nel febbraio del 1820, tornando da Londra ad Hampstead, aggrappato all'esterno di una carrozza per risparmiare sul prezzo della corsa, Keats riconosce i primi sintomi della tubercolosi, la grave malattia che 2 anni prima aveva ucciso il fratello Tom. Keats è pieno di dubbi. In una lettera del 16 agosto, in risposta a Shelley, che lo invitava a Pisa, afferma: «Non ci sono dubbi sul fatto che il clima inglese possa portarmi alla morte e farlo in un modo odioso e inesorabile. Per questo affronto il viaggio in Italia come un soldato affronta la marcia in battaglia». Ma sono le sue condizioni di salute sempre più precarie a decidere per lui. Keats salpa dal porto di Londra il 18 settembre 1820 alla volta di Napoli. Lo accompagna Joseph Severn, un artista conosciuto a Londra nel 1816, che è per Keats più un semplice conoscente che un amico. Severn non lo abbandona e con lui conclude il viaggio arrivando a Roma il 15 novembre. Alloggiano al numero 26 di Piazza di Spagna, che deve il proprio nome alla presenza dell'ambasciata spagnola. A pochi metri dalla loro abitazione, le case che ospitarono Lord Byron nel 1817 e Percy Bysshe Shelley nel 1819. Questo non è solo un quartiere per stranieri, ma il vero e proprio cuore pulsante di una città che al tempo contava una popolazione di 135.000 persone, concentrate in un'area delimitata a sud dal Campidoglio, a ovest dal Tevere e a est dalle colline del Quirinale. Oltre il piccolo centro della città, vaste aree inabitate e inabitabili, infestate dai banditi. In quel microcosmo di umanità varia, di alti dignitari e semplici commercianti, artisti e mendicanti, canaglie e musicisti, la conoscenza tra Keats e Severn diventa amicizia. Keats incoraggia Severn a visitare i luoghi di grande interesse storico della città. Severn cucina nel piccolo camino per l'amico sempre più debole e suona le sinfonie di Haydn sul pianoforte che ha appena affittato.
Dalla finestra i rumori della quotidianità, le voci delle persone che si incontrano sulla scalinata, gli scrosci d'acqua della vicina fontana della barcaccia, le carrozze che riprendono vita grazie al sapiente lavoro degli artigiani in via delle carrozze. Kitz è sempre più debole. Incarica Severn di recarsi al cimitero acattolico che si trova vicino alle mura aureliane ed è sovrastato dall'antico monumento romano a Caio Cestio, e si rallegra quando l'amico gli racconta delle tante violette, i suoi fiori preferiti, che ricoprono le tombe. Spegnersi a mezzanotte, senza alcun dolore, mentre tu versi fuori l'anima in tale estasi. Viene sepolto nel cimitero acattolico. 56 anni dopo, di fronte al suo sepolcro, Oscar Wilde scriverà che il posto più sacro di Roma è proprio questo. La notizia della morte di Keats raggiunge Byron e Shelley, al tempo entrambi in Italia. Shelley, che soggiorna in Toscana con la seconda moglie Mary, autrice del famoso romanzo Frankenstein, è sotto gli influssi positivi di un'intensa creatività. A Roma ha scritto i primi tre atti del dramma lirico Prometeo liberato, integrato da un quarto atto composto durante un breve soggiorno a Firenze. È questo, secondo molti, il più alto picco lirico di Shelley, che nella vittoria di Prometeo vede la liberazione dell'uomo da catene ideali che egli stesso ha forgiato e con le quali egli stesso si è imprigionato. Proprio come le convenzioni sociali del tempo e i regimi tirannici avversati dal poeta fin dalla prima giovinezza. Così, nella suprema unione dell'uomo con l'anima della natura, Shelley intravede l'unico modo per sfuggire a un'eterna schiavitù, l'unico modo per immaginare un'umanità più eterea e libera. La tensione naturale dell'uomo verso il divino non si realizza con le religioni già conosciute, ma attraverso il misticismo, l'introspezione e il contatto con una natura sempre più umanizzata, capace di offrire al proprio spettatore la bellezza e l'orrore, la pace e la violenza, la serenità e la distruzione. La morte di Keats gli ispira Adonais, un'elegia appassionata, nei cui versi riaffiora la caducità degli imperi e delle religioni. Roma, nei versi di Shelley, è testimonianza vivente di una decadenza che nulla può opporre alla natura eterna. È di quel periodo anche una difesa della poesia, in cui Shelley affronta la complessità stessa del romanticismo inglese, l'impossibilità di definire il genere in maniera esatta e al contempo la consapevolezza, come scrive, che viviamo tra filosofi e poeti tali da superare di gran lunga quelli comparsi a partire dall'ultima lotta nazionale per la libertà civile e religiosa. Shelley continua a scrivere con impeto, quasi ossessivamente, come se avvertisse l'avvicinarsi della morte. Nel 1822, di ritorno da una gita in barca a Livorno, naufraga durante una terribile tempesta insieme all'amico Edward Williams. Sulla sua scrivania, il poema The Triumph of Life, rimasto incompiuto. Cremato sulla spiaggia dove il suo corpo viene recuperato, sotto gli occhi affranti di Byron, le sue ceneri riposano nel cimitero acattolico di Roma, dove anche Keats è sepolto. Lord Byron, il più vicino agli ideali di cambiamento sociale e di rivoluzione propri della prima generazione dei romantici, è in Italia da 5 anni, dopo aver abbandonato l'Inghilterra e le aspre critiche scagliategli contro dalla stampa
influenzata dallo spirito evangelico e pietistico proprio dei primi anni dell'Ottocento. A differenza di Keats e Shelley, che nelle loro opere esplorano il processo introspettivo e ne realizzano il naturale risultato, in Byron è l'azione a dominare, la sorpresa del gesto improvviso, che sfida la logica e le convenzioni. Ne è un esempio il Don Juan, iniziato nel 1818, una satira burlesca e schietta sullo stato politico e culturale dell'Europa nei primi anni dell'Ottocento. A Pisa, Byron è impegnato nella realizzazione di un giornale, The Liberal, di cui usciranno solo 4 numeri, insieme all'amico Leigh Hunt, giunto dall'Inghilterra, e dallo stesso Shelley, che non ne può vedere l'uscita. Le reazioni della stampa inglese sono dure. Byron è convinto che gli attacchi, più che al giornale, siano rivolti a lui e volta le spalle al mondo che lo disprezza. Nel 1823 si imbarca per la Grecia, fatalmente attratto dagli ideali della lotta per l'indipendenza. Nella breve composizione «In questo giorno concludo il mio 36esimo anno», una delle poche di quel periodo, traspare tutta la stanchezza del poeta. È tempo che questo cuore si fermi, poiché il cuore di altri ha cessato di battere. Eppure, per quanto non possa essere amato, che io continui a amare. I miei giorni oramai hanno il colore della foglia gialla e i fiori e i frutti dell'amore sono fuggiti. Calpesta le passioni che sempre si rinnovano, umanità immeritevole, verso di te indifferenti il sorriso e lo sguardo severo della bellezza. Se tu hai rimpianto la giovinezza, perché mai vivere? Allora guardati attorno e scegli la tua terra e prendi il tuo riposo. Dopo una cavalcata di numerose miglia sotto una pioggia battente, si ammala di febbre reumatica. Muore il 19 aprile 1824, avendo scelto la terra dove si sentiva a casa. Sembra che le sue ultime parole siano state: «E ora andrò a dormire». I pensieri, le parole, gli stati d'animo di Byron sembrano destinati all'oblio, ma è la loro stessa intensità a salvarli, consegnandoli all'eternità, come aveva previsto Keats in Ode a un usignolo. Nel 1903 un gruppo di uomini si riunisce a Roma. Tra loro Robert Underwood Johnson, poeta e giornalista americano, nonché futuro ambasciatore americano a Roma. Sir Rennell Rodd, futuro ambasciatore inglese in Italia, e Harry Nelson Gay, docente ad Harvard e prolifico scrittore di storia italiana. Il loro obiettivo è ambizioso: creare un luogo che sia testimonianza dell'importanza letteraria dei romantici inglesi. Un luogo dove poter rivivere e perpetrare le passioni di un tempo passato. La gestazione del progetto si prolunga per oltre 6 anni, fino al 3 aprile 1909, quando nasce la Keats Shelley House. Messaggi di congratulazioni arrivano dal mondo intero. Il presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt, che fin dal 1906 aveva seguito l'evoluzione del progetto, ma anche re Edoardo VII, estremamente entusiasta dell'iniziativa. Oggi la Keats Shelley House contribuisce a rendere i pensieri e le parole di quella generazione di poeti ancora attuali e presenti alle nuove generazioni. Keats credeva fermamente nel valore dell'esperienza diretta. Scrive in una lettera che gli assiomi della filosofia non sono tali finché non li abbiamo provati sulla nostra pelle. Leggiamo belle cose, ma non possiamo sentirle fino in fondo
finché non abbiamo calcato le stesse orme dell'autore. Ma nella piazza lo scroscio dell'acqua è sempre più indistinto. Sulla scalinata il passaggio delle persone è sempre più veloce, caotico, disordinato. Troppo esigue le carrozze perché si senta il suono delle ruote sul selciato. Forse serve una visuale più ampia che restituisca all'occhio ciò che Shelley aveva già intuito. Su, vai a Roma. Allo stesso tempo il paradiso, il sepolcro, la città e la foresta.